Ed eccoci qua, sempre leggermente arrugginiti, perché vuoi tra una cosa e un'altra, sono passati mesi ragazzi. Eccoci qua con Stapp Radio Stefano Tini e RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S. Naturalmente il circuito è quello di Spreaker, si scrive Spreaker con la K, dice non l'hai detto rispetto all'anno scorso, insomma, beh, qualcosa deve pur cambiare. Vi dico semplicemente prima di iniziare che ogni incontro diventa una magia al bar Gelateria L'Incontro in Viale Agosta numero 37 a Roma, colazione, aperitivo, pranzo, merenda, cena a base di gelati, a base di altri alimenti. L'importante è che sia il bar Gelateria L'Incontro in Viale Agosta numero 37. Enrico e naturalmente tutti gli altri componenti dello staff vi aspettano premurosamente e affettuosamente. Ne volete sapere di più? 06 2589 530. L'importante è che ricordiate bar Gelateria L'Incontro in Viale Agosta numero 37. Allora, secondo incontro lo facciamo col direttore di Questa è la Roma, Luigi Basculli, ben risentito, da quanto ci manchi Luigi? Ben trovato Roberto, un caro saluto a te e a tutti i nostri radio web ascoltatori. È veramente piacevole risentirsi dopo qualche mese, Roberto, di avere questo appuntamento settimanale per poter colloquiare, stare un po' insieme, confrontarci, Roberto. Beh, anche perché adesso sono, forse tu ti ricordi meglio di me, non so quanti anni sono trascorsi dal primo appuntamento, non siamo mai stati una trasmissione faziosa, sempre a livello del spensierato tecnico, se la Roma gioca bene la esaltiamo, se non gioca bene insomma ne parliamo un attimo, no? Assolutamente, dal febbraio del 2013 sono quasi quindi più di 3 anni e mezzo, siamo partiti con la disastrata Roma di Zeman e siamo arrivati a questa Roma di Spalletti 2.0, di acqua ne è passata sotto i ponti, sono passati anche molti anni e sicuramente, come sottolineavi giustamente tu, abbiamo sempre fatto tutte le trasmissioni con la massima trasparenza, cercando di analizzare tutte le situazioni in modo serio e soprattutto dicendo sempre la verità e ciò che pensavamo realmente. Questo forse è quello che ci permette poi di avere dei buoni risultati, degli ottimi risultati e dei grandi riscontri. Oh, anche perché con Pasculli c'eravamo stavolta lasciati alla conclusione del precedente ciclo dicendo poi ci risentiremo e continueremo a parlare della nostra amata Roma. Prima di farlo però io 20 secondi se tu volessi parlare un attimo della situazione post terremoto, le tue sensazioni, che ne pensi, se tutto andrà per il meglio oppure sarà la solita storia all'italiana che una volta finita l'emergenza poi poverini coloro che hanno subito il terremoto? Ma guarda Roberto, io il 24 agosto quando poi è successa questa enorme tragedia, la mattina insomma appena mi sono alzato sono stato veramente veramente male al solo pensiero di dover rivivere quelle che erano le immagini, le sensazioni, le frustrazioni di persone che già negli anni passati avevano passato questa dolorosa situazione, parlo dell'Aquila, parlo del terremoto dell'Irpinia, dell'Umbria, del Friuli, di tante situazioni che purtroppo in Italia si sono verificate e che poi puntualmente una volta che è scesa la cassa di risonanza sono rimaste o totalmente o parzialmente irrisolte. Il terremoto che ha colpito la zona di Amatrice, Arquata, è stato veramente terribile. Adesso si parla soprattutto e subito di ricostruire, ma da dove, ma da cosa? E quello è il problema. Purtroppo ci troviamo davanti a una situazione che doveva essere diciamo, come dire, analizzata precedentemente e soprattutto dovevano essere presi dei provvedimenti prima affinché non succedesse tutto questo. Probabilmente molti erano consci del fatto che pur essendo un territorio molto soggetto a scosse sismiche, la zona di Arquata e di Amatrice, le strutture non fossero poi così a norma, però nessuno ha mai fatto niente per cercare di risolvere anche parzialmente questa situazione. Spero che insomma si attivi tutto il meccanismo per riuscire a
quantomeno a dare una dignità migliore a queste, una situazione migliore a queste persone che hanno una grandissima dignità, persone che non vogliono abbandonare il territorio, il loro proprio territorio, persone che sono rimaste senza niente. Mi ha colpito moltissimo l'intervista a quel signore in cui disse che non aveva neanche più un pantalone da mettersi, ma la situazione purtroppo è seria. Mi è piaciuto il fatto che si è generata subito una grande ondata di solidarietà, si è raccolto cibo, si sono raccolti vestiti. Probabilmente questo non basterà a far passare mesi purtroppo di dolore e di situazioni spiacevoli per gli abitanti di questa zona, ma spero che insomma al più presto tutti possano avere quantomeno una casa, un tetto dove alloggiare e vivere serenamente, nella speranza che poi si possa pian piano col tempo cercare di ricostruire in queste zone. Oh, e invece in 20 secondi, perché così ci siamo con i tempi tecnici, tu lo sai che i tempi tecnici sono sempre i nostri nemici, purtroppo. È colpa dell'inesperienza o non so di che cos'altro del sindaco Virginia Raggi, oppure è una situazione politica ormai andata al collasso? Cioè, una volta lo prendi, una volta li metti fuori. De Dominici sindacato, allora lo fai fuori subito. Ma se tu gli indagati non li vuoi, devi mettere alla porta pure la Muraro, che è l'assessore all'ambiente delle municipalizzate dell'AMA, no? Sì, purtroppo tenderei a dirti che vorrei dirti che è un problema di inesperienza, ma il caso Muraro è emblematico anche perché sappiamo tutti, sappiamo benissimo che era già indagata dal mese di aprile per una gestione dei rifiuti non autorizzata. E aveva ricevuto un avviso di garanzia, non era implicata assolutamente in un modo di colpevolezza assoluto, ma il Movimento Certo. 5 Stelle, Roberto, ha sempre fatto una politica molto pulita, invitando sempre alle dimissioni chiunque di altri partiti fosse stato indagato, e hanno sempre fatto valere il discorso della pensa, in questo caso non è stato proprio così ed è questo quello che mi fa storcere un po' il naso. Poi è emblematico anche il caso di Di Maio, che aveva comunque ricevuto dalla senatrice la Paola Taverna già il 5 di agosto quella famosa mail in cui sapeva benissimo del fatto che la Muraro fosse indagata. Spero insomma che sia un incidente di percorso, Esatto, anche però se per concluderla, o tu la gente che è indagata la lasci al posto di assessore fino a che non ricevono l'avviso di garanzia, e allora la regola vale per De Dominicis e per Muraro, o se no, semplicemente per il fatto che sono indagati, tu non li devi nominare né designare assessori. Non puoi fare un po' di qua e un po' di là, o tutta severità o tutta permissività in attesa che i fatti si sviluppino. Per esempio, Virginia Raggi, quando ha detto che non sono i giornali che condannano la Muraro, ha perfettamente ragione. Però lo stesso situazione, lo stesso discorso dovrebbe valere per De Dominicis. Però qui ci fermiamo, perché poi dopo entriamo a discutere del Comune di Roma, che non trova più pace, assolutamente più pace non la trova. Vediamo invece se sta pace la possa trovare la Roma, perché diciamo che dalle prime uscite ci siamo rimasti un attimo. Ma come? Preparazione per eliminare di Coppa dei Campioni, Champions League, Coppa dei Campioni, la stessa cosa. E tu mi vai a fare una partita decente per il primo tempo a Porto in Portogallo, e se Vermaelen non si permetteva quel fallaccio, forse le cose andavano differentemente. Non contento di quello, qui De Rossi ed Emerson Palmieri fanno due falli che si sarebbero potuti risparmiare tranquillamente, lasciano la squadra in 9. E poi quelli hanno vinto 3-0, non hanno inferito, se no sarebbe stato pure 4-5-0. Ma il Porto superiore alla Roma io non l'ho visto. Ho visto soltanto una squadra ben organizzata, i portoghesi, e una che è andata allo sbando totale, che è la Roma. Da qui poi siamo tornati in campionato. Ma come? Stai vincendo 0-2 a Cagliari, la partita è chiusa, devi solo controllare e mantenere. Tu ti fai fare un gol da Polli, e al 90, all'89esimo, se non ricordo male, c'è il pareggio, addirittura al 94esimo. Forse loro avrebbero fatto anche il 3-2 se avesse detto loro meglio un certo tiro indirizzato dentro la porta, no? Roberto, l'analisi tua è perfetta. Indubbiamente questa stagione è iniziata con lo shock, il vero shock dell'eliminazione della Champions, anche e soprattutto per quello che poi
poi è successo allo Stadio Olimpico nella partita di ritorno. Torniamo probabilmente sempre alla stessa storia. La Roma è una squadra che non ha i nervi saldi, che non sa gestire le partite importanti. Non è la prima volta che nel momento in cui la squadra fa dei risultati buoni, importanti in trasferta, quando c'è la prova d'appello in casa per passare il turno, questa squadra si scioglie come neve al sole. Ricordiamoci la partita di Europa League contro la Fiorentina dello scorso anno, o anche due anni fa, o anche dell'anno scorso contro il Manchester City, quando la Roma bastava lo 0-0 per andare agli ottavi di Champions, ed invece purtroppo si è perso 2-0 in casa. Speravamo tutti che insomma con Spalletti fosse stata superata questa fase, che la squadra avesse una solidità mentale differente, anche perché insomma ricordiamolo, in campo Roberto ci sono dei giocatori comunque importanti e che hanno una grande esperienza internazionale, Manol Asfer, Malen, lo stesso Strootman, che comunque è tornato bene ed è una delle note piacevoli, Nainggolan, Salah, Dzeko. Però probabilmente nel momento in cui c'è da giocare e da tirare fuori i cosiddetti attributi, questa squadra ha qualche cosa che la frena. La stessa partita di Cagliari ne è la dimostrazione più lampante. La Roma ha subito 35 rimonte di almeno due gol negli ultimi 20 anni, sono un numero spropositato. Farsi riprendere due gol da un Cagliari che in quel momento sul 2-0 era una squadra quasi inerme, vuol dire che non sei in campo per 90 minuti con la giusta mentalità. E purtroppo poi farsi segnare da Belen Rodriguez, oddio mi sono sbagliato, no, Belen Rodriguez da Boriello, insomma ci metto Boriello, Roberto, tra l'altro ha il dente completamente avvelenato contro la Roma, perché ricordiamoci anche i gol che fece con l'Atalanta nello scorso campionato contro i giallorossi, ma anche altre reti che abbiamo subito dal buon Marco. Chiaramente poi non è tanto la situazione del campionato quella che preoccupa, perché comunque 4 punti in 2 partite non sono un magro bottino. La vittoria contro l'Udinese era stata comunque abbastanza netta, più nel risultato che nella prestazione. Però i campanelli di allarme già in questi primi 20 giorni di partite ci sono, indubbiamente ci sono, perché adesso andare a giocare un'Europa League piuttosto che una Champions, e dover già sapere di rincorrere la Juventus in campionato è un handicap importante. Beh, senti, io ho una sensazione che chiaramente non è corroborata da prove, ma nessuno mi toglie dalla testa che Borja Valero non sia venuto proprio perché non ti sei qualificato in Champions, altrimenti tu avresti avuto quel centrocampista che ti mancava con l'uscita di Pjanic, un centrocampista migliore, dotato più tecnicamente dello stesso Pjanic, e le cose, poi la musica sarebbe cambiata. Invece così ti devi arrangiare su quello che hai. Beh, Roberto, i numeri sono quelli. La Roma ha ricevuto circa 10 milioni come salvagente per non essere entrata in Champions, ma se fosse entrata ne avrebbe presi 38, quindi la differenza che balla è enorme, parliamo di 28 milioni di euro, in linea di massima sono una cifra importantissima per una società come la Roma. Chiaramente tu parlavi di Borja Valero, era un giocatore, sarebbe stato un giocatore fondamentale in questa squadra, perché dal mercato uno dei giocatori che i tifosi si aspettavano era sicuramente un regista che sapesse far aggiustare la squadra, che sostituisse non tanto perfettamente nei compiti quanto nella mentalità quello che faceva Pjanic lo scorso anno. Però chiaramente in questo momento bisogna prendere per buona quella che è la rosa attuale, che ci dice che comunque a livello di uomini, soprattutto a centrocampo, si è molto corti. L'abbiamo visto, perché il solo infortunio di De Rossi ha messo in emergenza un reparto. Domenica c'è questa partita con la Sampdoria da vincere assolutamente, nonostante la Samp abbia fatto due vittorie nelle prime due partite. C'è abbondanza in attacco, a centrocampo siamo comunque limitati, in difesa si può ancora scegliere nonostante gli infortuni che hanno colpito il reparto con Rudiger e Mario Rui. Roberto, la vittoria sarebbe l'unica soluzione per scacciare via quelli che potrebbero essere dei fantasmi che si verrebbero già a manifestare a metà settembre. Rivalità fra portieri, Dzeko che è destinato sul viale del tramonto, oppure Dzeko recupererà e Alisson capirà che dovrà giocare quando, insomma, il titolare che è Szczęsny non giocherà?
credo che Alisson sia stato preso per il prossimo anno, nel senso se Spalletti ha voluto assolutamente anche per questa stagione la conferma di Szczęsny è perché non che non si fidi delle potenzialità di Alisson, ma forse lo reputa ancora un po' acerbo. Credo che nonostante le parole di facciata in cui Spalletti sosteneva che i portieri partissero alla pari, il titolare sarà Szczęsny e Alisson giocherà nel momento in cui sarà indisponibile il polacco. Per quanto riguarda Dzeko, rispetto al calciatore ammirato, si fa per dire, nella passata stagione, l'ho visto molto più dentro mentalmente alle partite, nonostante insomma il bottino di gol rimanga sempre abbastanza magro. Chiaramente ci deve essere un cambio di passo e a livello di score nei tabellini e soprattutto come cattiveria che il giocatore mette in campo, perché tecnicamente è un giocatore importantissimo e lo sappiamo e lo vediamo. Il problema è che rispetto a tanti attaccanti di razza che vedono la porta, a Dzeko manca sicuramente quella cattiveria agonistica che poi gli permetterebbe di riuscire a fare più gol di quelli che effettivamente fa. Oh, ma Sanabria, se fosse rimasto, non sarebbe stato meglio? È ceduto Sanabria è Dzeko? sicuramente un ottimo prospetto. Il problema è che molti giocatori sotto la gestione di Sabatini, molti giovani, sono stati poi mandati a fare esperienza o venduti proprio perché c'era la necessità di avere un ritorno economico e allo stesso tempo anche la necessità di non svendere o vendere qualche calciatore importante della rosa. Io penso che all'interno di questa rosa c'erano dei giocatori molto importanti, faccio ad esempio il nome di Politano, di Ricci, dello stesso Viviani che poi è stato ceduto, anche di Caprari, cioè, sta giocando in Serie A e che poteva anche dire la sua in questa squadra. Probabilmente sono state fatte delle scelte societarie proprio perché c'era l'esigenza di fare cassa e di non cedere i giocatori migliori. Oh, però rimane sempre una squadra incompiuta, anche perché da El Shaarawy ti aspettavi un'altra partenza, invece oggi come oggi, se io ragiono con la mente fredda e distaccata, ritengo che El Shaarawy aveva una rabbia agonistica quando è arrivata alla Roma che doveva dimostrare ancora di essere un giocatore di calcio. Oggi sa di essere un giocatore di calcio, dà tutto il suo contributo, ma non sta più a quei livelli di quando è entrato e ha indossato per la prima volta la maglia giallorossa. Purtroppo è vero, a me la situazione di El Shaarawy sembra che ricalchi molto quella di Mekong. Primo anno alla Roma, ci sarebbero stati di lì a pochi mondiali in Brasile, lui voleva assolutamente andare fare questa competizione, giocò una stagione fantastica. L'anno seguente di Mekong si persero quasi le tracce. Sono quei calciatori che vivono di folate, che vanno avanti soprattutto a strappi nervosi. El Shaarawy purtroppo ha dimostrato anche nel resto della sua carriera, partendo dal Genoa e dal Milan, che ha alternato momenti di grande calcio, che sono però rimasti solamente momenti, pochi mesi, al Milan 6 mesi, a lunghe pause che poi lo hanno reso un incompiuto. È un giocatore potenzialmente molto importante, lo abbiamo visto nei passati 6 mesi di gestione Spalletti. È anche un calciatore che dovrebbe mettersi a posto mentalmente, sapere che è un calciatore importante, che può fare la differenza, anzi che deve fare la differenza perché tecnicamente è un giocatore validissimo e speriamo che insomma riesca a dare del meglio, fare del meglio perché la Roma ha bisogno di tutti, perché sappiamo benissimo che a gennaio ci sarà la Coppa d'Africa e sta là, andrà via. Ci sarà bisogno soprattutto Roberto di Iturbe che magari in questo momento è andato a finire nel dimenticatoio, ma ricordiamoci che fu pagato quasi 30 milioni di euro 2 anni fa. Però che ha dimostrato nel Verona di essere solo un ottimo contropiedista, la Roma non giocando in contropiede, tu non ci fai nulla con questo tipo di giocatore. Vero, vero, però ha dimostrato anche di avere dei numeri importanti nei piedi, che purtroppo nella Roma ha fatto vedere a sprazzi, quasi mai, anche
nei 6 mesi di Bournemouth in Inghilterra ha fatto molto poco, fino all'ultimo si pensava che dovesse andare via in prestito anche in questa sessione di mercato, poi è rimasta alla Roma perché è andato via Federico Ricci, ma tutti questi calciatori che sono in attesa di riscatto devono dimostrare qualcosa perché sono ragazzi ancora giovani, tecnicamente validi, che possono essere molto utili alla causa. Io, Roberto, tra gli altri, ti cito anche Gerson, che comunque non è partito con il piede giusto, vuoi perché viene da un'altra dimensione, vuoi perché ha 18 anni, ma è comunque un calciatore che è stato pagato 16 milioni e mezzo, una cifra Ho importantissima. capito, però Gerson oggi è un marziano, è un UFO, perché se tu non lo sperimenti almeno nelle partite che di seconda fascia, mettiamole così, quando saprai se Gerson è un centrocampista valido per la Roma oppure no? E se poi lo dai in prestito, tu hai pagato una montagna di soldi per darlo in prestito. E qui c'è qualcosa che non torna, carissimo Luigi, eh? Sì, Roberto, sì, sappiamo che Sabatini poi quando si innamora calcisticamente di un calciatore non bada a spese, ed è stato questo il caso di Gerson, che tra l'altro era seguito comunque da società importantissime, in primis il Barcellona che ha anche un diritto di prelazione su un futuro acquisto. Però parliamo sempre di un ragazzo di 18 anni, nella sfortuna di essere retrocessi in Europa League, la fortuna potrebbe essere quella di dare a Gerson un palcoscenico importante, perché magari in questa competizione il livello tecnico è molto basso, la Roma nel girone ha Viktoria Plzen, Austria Vienna e Astra Giurgiu, sì, certo non 3 squadre trascendentali. L'Europa League potrebbe essere un'occasione per molti ragazzi, tra cui Turbe, lo stesso Shaarawy, Gerson, ma anche per Marchizza, ad esempio, che è un centrale di difesa giovane e molto promettente, per mettersi in mostra, per Alisson anche, per mettersi in mostra e per dimostrare che in questa rosa sono giocatori importanti, che il costo del cartellino è giustificato per quello che riguarda il loro valore tecnico e insomma l'obiettivo della Roma quest'anno non deve essere quello di rilanciarsi e soprattutto lanciare alcuni giocatori affinché questi nella prossima stagione possano essere un patrimonio importante per questa squadra. Esatto, staremo poi a vedere. Ultima domanda, dobbiamo temere qualche giocatore della Sampdoria in particolare oppure il collettivo che Giampaolo ha impostato con la maglia blu cerchiata che ci deve far aprire gli occhi e addrizzare le antenne? Allora, il direttore sportivo Osti secondo me ha fatto il miglior mercato uno dei migliori mercati della Serie A in questa sessione. La Sampdoria ha un centrocampo completamente nuovo, ma fatto di giocatori giovani, tecnici, molto affamati, Bruno Fernandes, Praé, Torreira, Linetti, tutta gente che magari ai più può risultare sconosciuta, ma che ha nei piedi sicuramente delle giocate importanti e che potranno anche essere in futuro giocatori dal valore molto molto alto. Davanti è rimasto Quagliarella, c'è Muriel che possono essere dei pericoli. La difesa della Sampdoria non è sicuramente irreprensibile, c'è anche un ex conoscenza, Dodò, come terzino sinistro. In linea di massima, diciamo che dalla Cintola in su la Sampdoria è una squadra che può essere temuta il giusto, nel senso con una Roma concentrata con Manolas, Vermaelen in difesa può sicuramente contenere gli attacchi della Sampdoria, però è una squadra allo stesso tempo organizzata perché il nuovo mister Giampaolo è molto preparato, lo abbiamo visto l'anno scorso a Empoli dove ha fatto molto bene, e quindi bisognerà stare attenti soprattutto alle ripartenze dove Ricky Alvarez, Quagliarella e Muriel possono fare male. Bisogna vedere un attimino chi sarà al centro dell'attacco perché si vociferava anche della possibilità di dare una chance a Francesco Totti che contro la Sampdoria Roberto ha segnato 11 gol allo Stadio Olimpico, una delle sue vittime preferite assieme al Parma. È importante, è troppo importante vincere questa partita perché i mugugni sono iniziati, sono tanti e bisogna assolutamente portare a casa 3 punti per riuscire È a vero, scacciarli. i mugugni sono tanti, è appena iniziato il campionato, però sono mugugni giustificati perché io come tifoso non riesco a credere alla debacle iniziale di questa squadra che continuo a ripetere era pronta per affrontare il preliminare di Champions League e come preparazione
condizione fisica, doveva avere 3 marce in più rispetto ai calciatori delle altre squadre. Invece sta sotto traccia, per cui staremo a vedere. Luigi Pasculli, buon fine settimana, un grande abbraccio, un saluto alla tua gentilissima signora, e noi ci risentiremo prossimamente con la speranza di poter commentare finalmente in modo positivo la nostra carissima e amatissima Roma. Assolutamente Roberto, un caro saluto a te e a tutti i nostri radio web ascoltatori, buon fine settimana e sempre Forza Roma. Sempre Forza Roma, grazie Luigi Pasculli. Ciao Roberto. Ciao Luigi, ciao ciao. Un ringraziamento così al direttore di questa è la Roma, Luigi Pasculli, e naturalmente noi ci risentiremo tra qualche istante. Io vi ricordo sempre che un incontro è magico al bar L'Incontro in Viale Agosta 37 a Roma, il telefono è lo 06 25 89 530. Bar L'Incontro, dove ogni incontro diventa una magia: colazione, aperitivo, pranzo, merenda, cena, base di gelati e di tantissimi altri alimenti esposti naturalmente dentro il locale. Bar Gelateria L'Incontro in Viale Agosta 37 a Roma, 06 25 89 530 è il contatto telefonico. Rimanete con noi, tra un po' c'è un altro appuntamento con Questa è la Roma. Grazie.